Prova, prova. Amici sportivi e appassionati di pallamano, benvenuti alla Pallachiavola di Trieste, la culla della pallamano italiana. Tra poco il fischio d'inizio della final di Coppa Italia tra il Bressano detentore e il Bolzano, in compagnia di Stefano Bodini, nella doppia veste di patrono del Bolzano, ma soprattutto di vicario della Federazione Italiana Gioco Handball. Grazie Stefano per aver raccolto il nostro invito. Ecco, dicevo, il Pallachiavola è considerata la culla della pallamano italiana, questa nell'accezione più importante del termine. Assolutamente sì, il Trieste è un po' la colonna della pallamano italiana, con tutti i titoli che ha vinto e anche a livello internazionale le ottime figure che ha fatto nelle competizioni internazionali, è senza dubbio la culla un po' della pallamano italiana. Ecco, il fatto che la federazione abbia scelto proprio Trieste nel cinquantenario della fondazione della Federazione Italiana Gioco Handball ha un significato pregnante, no? Diciamo che sottolinea un po' i concetti che ho detto prima. Poi io personalmente sono molto legato a Trieste, avendo avuto l'opportunità di essere parte della squadra che nel 93 ha vinto il decimo scudetto, quindi per me Trieste è comunque una parte della pallamano italiana che amo e alla quale sono più vicino rispetto ad altre realtà. Grandissimo entusiasmo sugli spalti, potete anche ascoltarlo in sottofondo. Ora sulla partita, Stefano, la tua conoscenza tecnica ci permette di inquadrarla. C'è da fare i conti però con un'assenza importante nelle fila del Bressano, perché Branko Dumic, allenatore del team detentore della Coppa Italia, è stato costretto per motivi personali a far rientro a casa in Montenegro. Gli auguriamo le migliori fortune e credo che a questo augurio ti associ come tutta la federazione. Assolutamente sì, stamattina è stato un piccolo shock in albergo quando ci hanno comunicato questa tragica notizia, quindi abbracciamo di cuore Dumic, che è un carissimo amico ed è un professionista molto stimato anche da tutta l'Alto Adige, da tutta l'Italia. Quindi in bocca al lupo alla moglie, mentre invece per la partita di oggi penso che sicuramente la squadra riuscirà anche senza il suo coach a stare ottimamente in campo e quindi sarà una vera finale fino all'ultimo minuto. Bene, grazie Stefano, goditi la finale. Noi per il racconto della partita diamo la linea, la parola a Matteo Aldamonte e a Pierluigi Di Marcello, poi ci ritroveremo tra primo e secondo tempo con altre interviste. Linea a Matteo Aldamonte. Grazie Marcello, grazie al vicepresidente federale
Stefano Bodini, le due squadre più in forma, le due squadre migliori, il giusto epilogo di quanto visto in Final 8, Pressano Bolzano e la finale della 34esima Coppa Italia maschile di pallamano. Siamo al Palachiarmola di Trieste, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello. A tutti voi amiche e amici della pallamano, amiche e amici di Sport Italia, un buon pomeriggio. Si affrontano le squadre che hanno fatto vedere ciò che di meglio c'era sul campo, la pallamano migliore di queste ultime settimane di campionato e qui in Final 8, Pierluigi. Sì, indubbiamente questa sera sul terreno di gioco, sul parquet, si affronteranno le due squadre migliori, quelle che si stanno meglio comportando, quelle che hanno lo stato di forma migliore. Vedremo sicuramente una partita straordinaria. Tanto entusiasmo sugli spalti del tempio della pallamano italiana, è il momento ora però dell'inno d'Italia. Grande entusiasmo sugli spalti per due squadre che in realtà giocano su un campo neutro, ma il Palachiarmola di Trieste non è un campo neutro, è la casa della pallamano, qualunque squadra si trova a casa qua. È il tempio della pallamano, più volte l'abbiamo definito così, è sempre un'emozione particolare giocare qui, perché questa è la casa della pallamano e questa sera vedremo due squadre che si daranno battaglia vera, perché questa è una partita senza appello. Chi vince alzerà la coppa, chi perde si leccherà le ferite. Ed è la seconda finale consecutiva in questa manifestazione tra queste due squadre. Intanto vediamo le formazioni, mentre stiamo vedendo un piccolo omaggio da parte dei ragazzi di Pressano e Bolzano per gli spettatori del Palachiarmola. Questo è il Pressano orfano del suo allenatore, colpito da un grave problema familiare nella notte, Branko Dumnic, il condottiero di Pressano, che è dovuto rientrare in Montenegro. Facchinelli, San Paolo, la coppia di portieri, Dallago, Chister, Moser, Bolognani, Dedovic, Dantino, Di Maggio, Fadanelli, Giongo, Alessandrini, Da Silva, Argentin, Folgereiter e Moser. Questa è la formazione del Pressano. Dall'altra parte invece intanto è inquadrato il tecnico Fadanelli, il vice allenatore di Branko Dumnic. In grafica vedete anche la formazione del Bolzano con Volarevic, Amendolagine, poi Sonnerer, Gojani, Vivaider, Kammerer, Sporcic, Alilkovic, Mata, Arcieri, Gaeta, Pirker, Iner, Ebner, Turkovic, Udovicic e Berzic, con le nostre telecamere che vanno sul tecnico della formazione di Bolzano, Boris Vorsek. È tutto pronto per il fischio d'apertura, con il Bolzano che attaccherà da sinistra a destra dei vostri schermi in maglia bianca, si difende in maglia nera il Pressano, detentore del titolo. Matteo, adesso vediamo come, intanto i soliti saluti di rito prima di iniziare la battaglia. Sarà battaglia vera questa sera al Palachiarmola. Entrambe le squadre fanno della difesa il loro fiore all'occhiello. Probabilmente il Bolzano ha qualcosa in più dalla linea dei 9 metri. Vedremo se saprà sfruttare queste doti anche in termini di profondità dell'organico a disposizione della formazione altoatesina. Pressano, che è stata l'unica squadra in campionato in grado di infliggere una sconfitta al Bolzano, la prima che ha tolto punti oltre alla Gaeta, che l'aveva fermata invece sul pareggio nel girone di andata. Attenzione alla conclusione di Felipe Gaeta, poi si avventa sul pallone Arcieri, non valida la rete però per un'invasione ravvisata
su Stefano Arcieri che si era avventato su quel pallone. Primo attacco della partita per il Persano. Si presenta così Valerio Sampaolo, un portiere che può fare la differenza in ogni momento della partita. Dall'altra parte tra i pali troviamo Volarevic, autentico baluardo, una saracinesca che ieri si è presentato in semifinale, anzi ha finito la semifinale con ben 25 parate al suo attivo. Eh sì, è una sfida nella sfida quella tra questi due portieri, Valerio Sampaolo in assoluto tra i migliori portieri italiani e Mate Volarevic in assoluto tra i migliori portieri del campionato, origini croate per lui. Fallo su Dinko Dedovic che si ritrova a giocare di fatto la terza finale dal maggio scorso a oggi, perché aveva disputato la serie di playoff con il Conversano, poi la finale di Supercoppa vinta con il Bressano e adesso questa finale di Coppa Italia. Errore al tiro proprio per Dedovic che aveva cercato un sottomano, e allora Dejan Turković sul rovesciamento di fronte va lui in uno contro uno, poi la palla per Gaeta, super pallone di Felipe Gaeta per Hannesin Rebner, l'invenzione di Gaeta che è un centrale aggiunto nelle economie di gioco del Bolzano. E non è il solo ad essere centrale aggiunto, perché tra un po' lo vedremo dalla linea di 7 metri l'altro centrale aggiunto si chiama Dejan Turković. Sono due ragazzi che oltre ad avere tanti gol per le mani sono illuminanti nelle loro azioni di gioco. Turković che è uno specialista dalla linea, ma anche Sampaolo è uno specialista nel pararli, si vede. Matteo, che dire, ha iniziato già con due interventi al suo attivo Valerio, la partita rimane ancora a reti inviolate 0-0, 2-19 giocati alla Chiarbola di Trieste per questa finale che, lo ricordiamo, assegnerà la Coppa Italia numero 34 nella storia della pallamano italiana. Giro di palla resterà immutato, un dato storico, il record di Trieste, quota 6 Coppe Italia conquistate, nessuno potrà arrivarci neanche stavolta. L'uno contro uno di Dedovic, lo scarico per il tiro di Bolognani, ancora nulla da fare perché i portieri hanno abbassato la saracinesca, hanno iniziato con la saracinesca abbassata di fatto. Turković sblocca lui il punteggio, e chi se no, se non Dejan Turković. Sì, e lui è quello che ha, ricordavamo prima, tanti gol per le mani, delle sue mani. Abbiamo visto come il Bolzano si sta schierando in 5-1 con Sonnerer avanti, e solo dopo un'ottima circolazione di palla e tanti incroci riescono i giocatori di Bressano ad abbassare Sonnerer, e prima Bolognani è arrivato a tirare dai 9 metri, però ha trovato un Volarevic a sbarrargli la strada. Proprio Bolognani per Dedovic che attacca sul suo diretto marcatore il centroavanti Sonner, ha provato ad impegnarlo e c'è riuscito, il tiro di Dallago è terminato al lato, rimessa in velocità subito il contropiede di Volarevic, è lungo per Arcieri che risale da posizione di ala, la conclusione rete di Stefano Arcieri che al piccolo trotto ha ripreso quel pallone, ci ha pensato per un attimo, poi il tiro se l'è preso e ha avuto ragione lui. Tutte le sue capacità di velocità, caparbietà e carattere, ha recuperato quella palla, l'ha strappata con i polpastrelli, l'ha presa dall'angolo e ha trovato lo spazio giusto per saltare e superare Valerio Sampaolo. 2-0 in favore di Bolzano che ha iniziato certamente meglio, ricordiamo però l'assenza pesantissima sulla panchina di Bressano, quella di Branko Dumnic, il tecnico montenegrino, ed è sicuramente una mancanza per la squadra trentina, che però trova con un buon passaggio di Dallago su Bolognani questo tiro dai 7 metri. Bravo Bolognani a buttarsi dietro al difensore e trascina con sé anche il difensore all'interno dell'area di rigore, causando così, procurandosi così questo tiro dai 7 metri. Inquadratura intanto per la coppia arbitrale, Rosca Merisi, anche in questo caso abbiamo un dato storico da sottolineare, è la prima volta nella storia della pallamano italiana che una coppia al femminile, tutta al femminile, dirige una gara maschile, coppia internazionale con grande merito, arrivata a un appuntamento così importante in una super sfida tra Bolzano e Bressano, è arrivato il gol, il primo della partita per il Bressano, 2-1. Quante prime volte Matteo hai detto fino ad adesso? Eh sì, adesso il primo gol spetta a Pascal Dantino che supera Volarevic infilando quella palla chirurgicamente tra le sue gambe. Sporcic in posizione di centrale, poi va in elevazione Gaeta che lascia Dejan Turković che risale, lo scarico per Sonner che il tiro se lo prende, la conclusione, sfortunato Sampaolo, rete. Aveva letto bene il movimento, Sonner aveva chiuso quasi tra le gambe di Valerio Sampaolo, era riuscito con il tallone a toccare ma non a deviare quanto basta quella traiettoria. Azione in velocità del Bressano con Andrea Argentin che ha provato un'azione in penetrazione,
molto bene Argentin ai quarti e in semifinale nella posizione d'attacco, in fase d'attacco, lui che è uno specialista difensivo. Non dobbiamo dire niente su Argentin in difesa, oramai è una certezza, è la colonna, l'asse portante, fa parte dell'asse portante della difesa della squadra di Pressano. In attacco invece ha dato degli ottimi segnali, anche lì è diventata una certezza, due ottime partite. Alessandrini che ha giocato d'appoggio, la palla manovrata poi dal lago, un incrocio per chiamare in causa Bolognani che viene atterrato in maniera fallosa da Hannes Inrebner, autentico baluardo lì nel mezzo della difesa di Bolzano, presenza numero 438, nessuno più di lui con la maglia biancorossa. Il tiro di Dallago che incrocia il gol del 3-2, Alessandro Dallago al sesto minuto. Questa è la sua specialità della casa, sul fianco del giocatore Volarevic non lo vede partire, prova ad intervenire ma non ci riesce. La velocità da parte del Bolzano che ha cercato subito una conclusione, super parata però, distinto di San Paolo, e intanto l'azione è ripartita dall'altra parte. Allora può andarsene Argentini che aveva cercato in solitaria, tornerei però con le parole e col racconto su quella parata di San Paolo. Colpo di reni, questo è un intervento da gatto, è stato incredibile, era con il corpo dall'altra parte ma è riuscito con la mano di richiamo ad intervenire su quel pallone e a lasciarlo lì, facendo così ripartire in seconda fase la sua squadra. Originario di Chiaravalle, origini marchigiane per Valerio Sampaolo, in assoluto uno dei migliori estremi difensori della nostra Serie A1. La palla ora gestita da Dallago che si butta nello spazio, prova ad imbeccare Adriano Di Maggio che però non ha possibilità di andare dentro. Allora nuovamente il pallone è cercato dietro la schiena da Dallago, è stato fermato in maniera fallosa. 9 metri con il Pressano pronto a ripartire, Alessandrini ha il pallone nelle mani, la cede a Dedovic che va a puntare il difensore, lo scarico per Bolognani che poi si lancia dentro, il tiro di Bolognani è parato da Volarevic ma ci sono gli estremi per un tiro dai 7 metri, ammonito Damir Alilkovic. E ancora una volta Bolognani si procura questo tiro dai 7 metri con caparbietà, entrando senza paura nelle maglie della difesa del Bolzano, lui che è stato l'attenzionato speciale nell'inizio di questa manovra perché Sonnerer era orientato su di lui in 5-1 ma poi con un incrocio portato da Dedovic è riuscito a guadagnare la linea dei 6 metri. Dalla linea va uno specialista, è entrato dalla panchina Pascal Dantino che non sbaglia a rete. 2 su 2 per lui dalla linea dei 7 metri, ottima la sua freddezza, la sua concentrazione, con un tiro fotocopia peraltro. 3-3 il punteggio, 8 minuti sul cronometro, equilibrio totale alla Palachiarvola di Trieste, attacca il Bolzano che gira questo pallone con Mario Sporcic in posizione di centrale, poi Felipe Gaeta, a sinistra c'è Turkovic, la costruzione dell'azione di Bolzano che si porta in avanti ancora con Dejan Turkovic, si muove Alilkovic sulla linea, le finte di Sporcic che va verso destra, va a prenderlo dal lago ben fuori dalla linea dei 9 metri, cartellino giallo per lui. Dallago ama uscire, staccarsi dalla difesa, ama trovare il contatto per infastidire la circolazione di palla, non disdegna la fisicità come in questo caso, infatti vengono prontamente richiamati Alilkovic e Dallago. Nonostante c'è da qualcosina in centimetri su Alilkovic, su Sporcic, su Gaeta, ma comunque molto caparbio. Il tiro di Sporcic insidioso ma preda di San Paolo che poi è immediatamente lanciato su Adriano Di Maggio che riceve questo pallone, la virgola di Adriano Di Maggio, girella, siamo a Luna Park. Traiettoria contro le leggi della fisica, la palla aveva una rotazione incredibile, batte a terra e cambia direzione. E poi il gol senza respiro. Martin Sonnerer immediatamente in un amen, la risposta da parte del Bolzano per il 4-4. Da un'ala destra all'altra e il punteggio rimane invariato 4-4, nessuno mette il naso avanti. Attacca il Pressano adesso Dedovic che posiziona il pivot, in particolare Alessio Alessandrini, si va a destra da Dallago, il giro di palla con Dedovic che gestisce questo pallone, è chiusa la linea di passaggio verso il centro, deve andare in solitaria Dedovic che poi ha liberato in qualche modo però Bolognani che prova a buttarsi nello spazio, fallo e 9 metri. Continua a far male Bolognani, questa azione appena vede un po' di spazio ci si butta dentro perché è così che può creare superiorità numerica scalando la palla eventualmente, oppure come è successo nelle altre due precedenti occasioni trascinarsi dentro l'area il difensore procurandosi il tiro dai 7 metri. Costante Bolognani, giocatore in grado davvero di rendersi sempre pericoloso dal primo al 60° minuto, è una certezza per qualunque allenatore, si sia seduto sulla panchina di Pressano da Ghedini in precedenza fino a Dumnic in questi anni con cui ha toccato probabilmente
il suo momento di forma migliore. Dedovic ha spazio per la conclusione, murata però da un'ottima difesa di Alilković, che poi viene fermato al momento di far ripartire l'azione. Ci riesce in qualche modo la terra, allora Turković per Gaeta, nuovamente Turković, l'azione splendida da parte del Bolzano, finalizzata con questo pallonetto che però termina sulla traversa. Fortunato Arcieri, alza un po' troppo la traiettoria, aveva tanto spazio a disposizione, ma la traversa, anzi l'incrocio dei pali, gli nega la gioia del gol. Illuminante come al solito il passaggio di Turković. Lui quando ha la palla in mano, lo ricordavamo ieri, come è pericolosissimo sia in fase di tiro, ma tutti i suoi compagni di squadra devono essere pronti, la palla può arrivare in ogni momento. Bolognani, Alessandrini, la gioca per Dedovic, il possesso di Pressano, sempre 4-4 il risultato. Di Maggio, spazio per la conclusione sul primo palo, para Volarevic con la gamba, l'esultanza di Mate Volarevic, ma sul fronte opposto si è già sviluppata l'azione di Bolzano con l'uno contro uno cercato da Gaeta, lo tiene in qualche modo la difesa del Pressano. Queste difese, dicevamo prima, come sono il fiore all'occhiello, sono il marchio di fabbrica di entrambi gli allenatori, e come a difesa positiva subito ripartano in gioco veloce, perché soprattutto il Pressano sa che deve sfruttare quest'arma, perché a difesa schierata ha più difficoltà. Sporcic ha chiamato lo schema e il movimento perciò dei compagni, c'è il cambio di posizione con Turković che ora sfrutta il blocco di Alilković, ottima la lettura difensiva però di gioco che ha lanciato Bolognani, l'uno contro uno di Bolognani in velocità, va dentro Bolognani sul primo palo, assegno cost to cost Pressano, cost to cost. Giongo aveva passato praticamente no look a Bolognani. Questa è la testimonianza di quanto questi giocatori si conoscano a memoria. E Bolognani è andato a finalizzare un'azione in solitaria, cost to cost, verso il fondo, non aveva neanche paura di sbattere contro il muro, ma quella palla l'ha messa dentro. Assegno Simone Bolognani per il 5-4, 12 e mezzo sul cronometro qui alla Palachiarbola di Trieste, teatro della finale che assegna la 34esima Coppa Italia al maschile, l'uno contro uno di Mario Sporcic che ha lasciato con un incrocio a Felipe Gaeta che poi va a contatto con la difesa, Turković in elevazione, sfortunato Dejan Turković, pallone che colpisce il palo probabilmente anche con la complicità di Valerio Sampaolo, ancora possesso però per il Bolzano, a destra Gaeta ha la possibilità di riorganizzarsi la squadra altoatesina, si va nuovamente da Felipe Gaeta, Sporcic verso sinistra, Turković che si avvita su se stesso, lo tengono in due. Nel centro non si passa, Argentina Alessandrini, sono due baluardi di questa difesa, bravissimi, timing e soprattutto conoscenza perfetta. Segnalazione di passivo, la risolve così Felipe Gaeta, toglie via le castagne dal fuoco. Tutta la sua qualità al tiro, stacca dai 10 metri, chiude quel tiro, la traiettoria sul primo palo all'ultimo momento e elude l'intervento sia di Argentina che di Sampaolo. In questi giorni prestazione di grande sostanza di Gaeta, che però al tiro non era andato benissimo, ma hai l'impressione che giocatori così in queste partite accendano l'interruttore e siano in grado di esaltarsi ancora di più. Soprattutto ieri aveva veramente litigato con il gol, la porta anzi non riusciva a prendere le misure, ma ha continuato a tirare perché lui ha una grossa familiarità con il tiro. Cambio di possesso, giudicata irregolare questa volta nella fase d'attacco l'azione di Alessandro Dallago, allora Turković che imbecca con il solito passaggio illuminante, geniale, Martin Sonnerer, quando giochi con Dejan devi solo stare attento. Lo dicevamo prima, sempre attenti, quando la palla ce l'ha lui può arrivare da un momento all'altro, è l'asse Turković, Sonnerer ha dato fin oggi tantissime soddisfazioni al mister Dvorsek. Ci permettiamo a volte di chiamarlo per nome perché lo conosciamo benissimo, sì. È il centrale della nazionale e dunque siamo lieti di poter raccontare le sue gesta in maglia azzurra, votato per anche in questa stagione come miglior giocatore del campionato italiano, Dejan Turković, il centrale di Bolzano. Tutti i successi della squadra altoatesina sono arrivati con lui, con giocatori come Felipe Gaeta, con altri atleti come Mario Sporcic, settima finale in 8 anni in Coppa Italia per la squadra altoatesina. Prova uno scarico dietro la schiena, intanto Bolognani, stavolta non era preciso però il passaggio, allora Turković alza la testa, osserva il movimento dei compagni, trova in Gaeta due mani sicure a cui affidare quel pallone, ha ragione Turković perché Gaeta è come mettere il pallone in cassaforte, rete e 2 minuti per Dallago. Ha incrociato la sua traiettoria, ha tagliato praticamente tutto il campo dalla sua posizione naturale, è venuto a tirare in elevazione verso l'esterno da terzino sinistro, ha riuscito ad incrociare il tiro
Anche lì Valerio non ha potuto far altro che raccogliere, Valerio San Paolo non ha potuto far altro che raccogliere la palla da dentro la porta. E siamo al quarto d'ora, il Bolzano prova a far registrare il primo break significativo nel corso della partita, è avanti sul più due, la gara è comunque ancora infinita e il Bressano ha tutte le armi, tutte le capacità, tutta la conoscenza dell'avversario per giocarsela fino alla fine, nonostante, lo ricordiamo, l'assenza pesantissima in panchina del tecnico Branko Dumnic. Il pallone per Dinko Dedovic che va in uno contro uno verso sinistra, è un incrocio per Argentina che ora viene impiegato anche nella fase d'attacco, è senza un giocatore il Bressano che in inferiorità numerica perde questo pallone, Turković ora vuole accelerare per approfittarne, il pallone di Dejan Turković per Alilković, a segno più tre Bolzano. Continuiamo a sottolineare l'ennesimo assist di Turković che questa volta premia la posizione di Alilković. Prima rete della partita per Damir Alilković, il pivot bosniaco, rinforzo del Bolzano nella campagna di mercato estiva, come anche Stefano Arcieri, arrivato dal Cingoli. Bolognani ha bisogno di un gol adesso però il Bressano per sbloccarsi. Dedovic sempre in inferiorità numerica, il pallone per Bolognani senza extra player peraltro, il Bressano che dunque ha il giocatore in meno nella fase d'attacco. Argentina prova un passaggio al pivot difficile perché c'erano tante mani bolzanine, troppe mani bolzanine direi, è un passaggio prevedibilissimo, abbastanza lento, però è stato fortunato perché la palla è rimbalzata sul piede se non sbaglio e quindi rimane il possesso del Bressano. Continua questa inferiorità numerica, il Bolzano rimane in 6-0, una 6-0 molto molto alta che impedisce e mette in grossa difficoltà la circolazione di palla. Nessuno si prende la responsabilità in casa Bressano di tirare dai 9 metri. Inferiorità numerica che ha portato invece in dote al Bolzano un parziale fino ad ora di 2-0 che è complessivo di 3-0 se si considera anche il tempo precedente in cui il Bressano giocava in parità numerica. La palla manovrata da Dinko Dedovic che deve andare in palleggio, ha provato uno scavalcamento, aveva superato il primo difensore, non gli altri due, sì, lo aspettava un muro di giocatori del Bolzano che lo ha fermato. Ancora l'attacco ma sotto passivo stavolta per il Bressano, tentativo di volante leggermente alto però il passaggio. E adesso il Bolzano vuole accelerare con Erik Udovičić che è entrato per sostituire Turković, ha provato lui la penetrazione, fallo e cartellino giallo per Adriano Di Maggio. Esce Turković, entra Udovičić, entra Bonobrzić, ma quanti ne ha Vorsek a disposizione? Sono infiniti, sono, e soprattutto ha un'altra, praticamente un'altra squadra titolare seduta lì in panchina, pronta a dare il cambio e a continuare a conservare la qualità dei primi sette. Berzic lo scorso anno titolarissimo del Bressanone, allo stesso modo Udovičić qui con la maglia di Trieste ha fatto benissimo proprio al Palachiarbola e ora rafforzano la formazione altoatesina. Udovičić il sottomano, pallone che è terminato sul palo, si salva in qualche modo, il Bressano la butta via malissimo, però semi disastrosa la gestione di Giongo. Eh sì, questo è un passaggio che fa male perché forse di frustrazione ha sbagliato completamente la lettura, la traiettoria di quel pallone. Il Bressano non può regalare queste palle al Bolzano perché non ne ha bisogno. Berzic, la palla per Sonner è fuori misura, secondo passaggio sbagliato, seconda palla persa in fase di costruzione dal Bolzano, può provare ad approfittarne il Bressano che ha tre reti da recuperare sull'8-5 al 18esimo, è chiusa la linea di passaggio, si è alzato il baricentro difensivo, impreciso il passaggio, riesce in qualche modo dal lago a tenere vivo questo possesso. Ora Dedovic che ha bisogno di un'invenzione ma sta partendo da fermo, prova un passaggio no look dietro la schiena per il pivot, nulla di fatto. Vediamo quanta fatica sta facendo il Bressano ad arrivare al tiro perché il Bolzano ha una grandissima intensità, difesa molto alta. Adesso vediamo che lì davanti a dar fastidio con il numero 33 Bruno Berzic, costretto il Bolzano a passarsi la palla praticamente da centrocampo. Il Bressano, scusate. Eccolo il Bressano in attacco, fallo però su Bolognani, fermata questa azione d'attacco, si ripartirà dai 9 metri ancora, è già ripreso il gioco, ha sistemato il pivot sul lato destro del suo attacco Dinko Dedovic, va in uno contro uno Bolognani, ora dal lago, provano la volante di nuovo, il rimpallo li favorisce, ci avevano riprovato ancora una volta Bolognani, anzi dal lago e Di Maggio, ma c'è un time out chiamato da Alan Fadanelli, il tecnico. In questa gara il vice allenatore di Dumnic, l'assistant coach, è il tecnico stasera del Bressano. Ascoltiamo il time out della squadra trentina. In difesa.
difesa parliamo di più e stiamo più tranquilli. In attacco dobbiamo allargarli, non dobbiamo attaccare tutto al centro, dobbiamo spostarli. Se c'è uno avanti, sono abbastanza in fuori, dobbiamo attaccare negli spazi, lì dobbiamo puntarlo sul lungo. Dobbiamo attaccare, ragazzi, allarghiamo, mettiamo il pivot largo. Aspetta un attimo, mettiamo il pivot largo, allarghiamo e qua puntiamo. Ma tutti dobbiamo attaccare per andare a tirare, no per passare la palla. Attacco io, Anne, non si spostano. Qui tu stai largo. Attacco io, Anne. Ci sono gli spazi, ci sono gli spazi. Dai, Volo, se ti ricapita di chiuderti qua, incrociamo le ali, pronte all'impresa, se Volo arriva in fondo, eh. Ok, dai, scende. Vuole maggiore comunicazione nella fase difensiva della sua squadra il mister Fadanelli, e invece per l'attacco non vuole che si vada verso il centro, vuole che i suoi giocatori attacchino gli spazi, che siano pericolosi, che minaccino il tiro e poi successivamente bisogna passare la palla. È solo così che si può creare la superiorità numerica, e vuole che la palla arrivi alle ali, è solo così che si riuscirà a far spostare questa difesa fino a questo momento perfetta. Ha sicuramente bisogno di andare a segno il Pressano per scrollarsi di dosso questa impasse che sta caratterizzando questi ultimi minuti. Vediamo il tiro cercato da Argentin, c'è l'intervento però di Mate Volarevic, perché superata la difesa bisogna poi superare anche Volarevic. È una doppia impresa con la quale i giocatori del Pressano devono misurarsi. Si ferma Mario Sporcic, ovviamente il Bolzano ha tutto l'interesse a ragionare, a giocare con calma, anche perché ha tutte le possibilità nella fase d'attacco sulla difesa schierata avversaria di prendersi anche delle conclusioni da fuori. Sì, non ha nessuna fretta, ha tutte le possibilità, ha mille possibilità per poter gestire questo pallone. Adesso in cabina di regia abbiamo Bruno Berzic, altro giocatore espertissimo. Il tiro di Gaeta, aiutato dal muro Valero Sampaolo che blocca il pallone, poi il lancio per Giongo è fuori misura, ne sta perdendo tante a questo punto della partita il Pressano. Più che tante io direi troppe, perché questa può ritorcirsi contro quest'arma, perché il gioco veloce, se diventa gioco frettoloso, vuol dire perdere il pallone, vuol dire perdere il possesso, vuol dire non arrivare facilmente al tiro, vuol dire consegnare il pallone agli avversari. È entrato in posizione di terzino destro Michael Pirker, altro veterano in forza al Bolzano. Pirker che gioca per Berzic, c'è un incrocio per Udovicic che va in elevazione, un missile di Udovicic, riesce a parare Sampaolo che poi aveva perso per un attimo di vista il pallone, è riuscito a tenerlo lontano dalla linea di porta. Ci sta pensando Sampaolo, con qualche anche errore in contemporanea del Bolzano in fase di costruzione, a tenere comunque lì il punteggio, a tenerlo fermo sull'8-5. Decima parata per lui, questi sono numeri di tutto rispetto, percentuali sopra il 50%, è lui che sta tenendo a galla questo Pressano, ma lui ha bisogno anche dei gol dei suoi compagni di squadra. Dall'Ago è entrato Dantino adesso nella fase d'attacco, Dedovic, l'incrocio nuovamente per Dall'Ago, la palla nuovamente per Dantino che va in uno contro uno, si avventano in due dalla difesa di Bolzano che lo braccano. Non riescono a trovare lo spiraglio per poter scaraventare quel pallone in porta, e poi come hai detto tu non basta superare la difesa perché dietro c'è un muro, Volarevic. Ma in elevazione Dall'Ago, poi l'invito per la conclusione, ci si mette anche il palo che ferma Giongo, il pallone è ancora però a disposizione di Maggio che ha provato a coordinarsi, invasione fischiata, nulla di fatto, il Pressano resta a quota 5. Continua a goffamente ad affrontare queste azioni d'attacco, gli manca la fase finale dell'azione, non riesce a capitalizzare, non riesce ad arrivare facilmente al tiro e si stanno innervosendo. Adesso c'è bisogno di calma, c'è bisogno di ordine. Udovicic ancora una volta va a assaggiare la prontezza di un Valero Sampaolo che risponde più che presente. Vediamo Dall'Ago che si butta nello spazio, la conclusione, Volarevic ha parato ma c'è stata una difesa in area ravvisata dalla coppia arbitrale, tiro dai 7 metri con un cartellino giallo per Stefano Arcieri. Molto bene Dall'Ago, non è riuscito a trovare spazio giusto per entrare nella zona centrale perché il Bolzano ha ripiegato benissimo, è andato esterno, verso l'esterno, ha trovato le gambe di Volarevic ma ha trascinato con sé il difensore all'interno dell'area dei 6 metri. Dalla linea va ancora Pascal Dantino, cambia lo sfidante però perché sul fronte opposto c'è Francesco Amendolagine che ha sostituito Mate Volarevic, prova dunque a cambiare uno dei due fattori in gioco, Boris Vorsek, e ha ragione il tecnico del Bolzano perché Amendolagine para il tiro dai 7 metri. Anche lui va a referto, anche lui si toglie questa importantissima soddisfazione.
un intervento, una parata per lui, un tiro, una parata per lui sui 7 metri dal lago, e non si schioda dall'8-5 il punteggio. Siamo quasi giunti al 23esimo minuto, la palla gestita ancora dal Pressano, che dopo il tiro dai 7 metri ha questa possibilità di andare a concludere. Di Maggio ha raccolto la ribattuta dopo il tiro di Dallago, che era stato ancora parato da Amendolagine, con ordine Dedovic che organizza l'attacco dei suoi. Le finte di Dallago, che con un po' troppa foga ha provato a prendersi quel tiro, ora Alilkovic che in contropiede va a colpire la traversa, ha raccolto la palla nuovamente Alilkovic, il tiro e la rete. 9-5, nuovo massimo vantaggio al 23esimo. Ci vogliono due tentativi consecutivi per mettere quel pallone in rete, ma alla fine ci riesce. Alilkovic porta il suo Bolzano a più 4 e il vantaggio si inizia a fare non preoccupante, ma rassicurante in casa di Bolzano. Dallago, 23 e mezzo, i minuti sul cronometro della partita. Dallago ancora, Dantino, Alessandrini, 9-5 il risultato in favore di Bolzano. Dedovic, la conclusione, serviva una intuizione di Dinko Dedovic, che probabilmente è il candidato principale adesso per tirare fuori da questa situazione difficile il Pressano, e aggiungerei anche per tirare da fuori, perché è così che si aprono le difese, è così che si scardinano, così che si fanno perdere i punti di riferimento con i tiri da fuori. La difesa è costretta ad uscire, uscendo aumentano gli spazi sia per il pivot che per i terzini che per le ali. E allora il giro palla di Bolzano adesso con Berzic che lascia con un incrocio il tiro di Pirker, è alto sopra la traversa. Questi sono comunque errori che si stanno ripetendo abbastanza frequentemente da parte del Bolzano, tanto al tiro, anche a merito di San Paolo, quanto in fase però di possesso e di costruzione dell'azione. Sì, è arrivata tantissime volte al tiro il Bolzano, anche forse con eccessiva fretta, perché tanti palloni sono usciti fuori dallo specchio della porta. E quelli sono demerito dei giocatori del Bolzano, tanti all'interno dello specchio parati da San Paolo, e quelli c'è una grossa percentuale di merito del portiere. Fallo su Pascal Dantino e 9 metri con Alessandrini che gestisce questo pallone. Le finte di Dedovic che poi cede il pallone a Dallago, ottima la finta di Dallago per Alessandrini che non sbaglia, 2-0 di parziale, 9-7, rivediamo il gol. Manda tutti fuori tempo, finta, saltano tutti, Alessandrini ne approfitta e Dallago lo vede, tira tutto da solo, può guardare, ha tutto il tempo per guardare il movimento di Volarevic, e anche lui sceglie la via della precisione, schiacciato tra i piedi di Volarevic. Si sveglia il Pressano che ha trovato la rete, ha in mano il time out, intanto Boris Vorsek, vedremo se lo spenderà, probabilmente sì, perché il suo Pressano non sta attaccando benissimo in questi minuti, anche se ha i giocatori per tirare fuori qualche colpo di genio, qualche colpo d'autore. Ci ha provato adesso Bruno Berzic che aveva liberato sulla linea Damir Alilkovic, che però è stato fermato in maniera fallosa. Si gioca con il taglio di Martin Sonnerer come doppio pivot, la palla ancora per Berzic che si butta dentro e commette un fallo in attacco, sfondamento, vediamo il lancio, ancora una volta. Palla persa però dal Pressano con un tentativo di andare in contropiede. Quinta palla buttata alle ortiche, e questo il Pressano non se lo può permettere, ricordiamo, magari un po' più di pazienza, magari prediligere la seconda fase piuttosto che la prima, quindi un contropiede in meno, una seconda fase in più, sarebbe una scelta saggia. Ecco il time out chiamato da Boris Vorsek, andiamo ad ascoltare la panchina di Bolzano. Correre, ok, correre contropiede nel numero uno, second, disattack, cerchiamo, sì. Ok, dopo il successo, incrocio per Eric, ok? Sì. Ma non solo tirare, giochiamo lungo. Ecco ragazzi, dai, chiude, più veloce, ragazzi, ottimo il ritorno del biglietto, ottimo. Chiaro, c'è che sarà l'ultimo. Spende questo time out mister Dvorsek perché vuole che il suo Bolzano abbia maggiore pazienza nella manovra d'attacco, che questa palla vada più veloce, ma che abbiano più pazienza, così facendo possono muovere la difesa del Pressano. Calma in attacco, girare la palla veloce, e così si arriva al tiro con più facilità.
9-7 il risultato, con il pallone ancora nelle mani del Bolzano dopo dunque l'interruzione, la seconda complessiva nel corso della partita, la prima voluta da Boris Vorsek, spesa dal tecnico croato Udovicic. Per Berzic è un invito per portare al tiro Martin Sonner, che è glaciale, è un cecchino scientifico dalla sua posizione. Ancora a segno, è il quarto gol per lui e continua la sua striscia positiva che oramai dura da 3 giorni consecutivi. È iniziato ai quarti di finale, in semifinale, e poi oggi continua ad essere una banca, la sicurezza per la sua squadra. 3.5 al termine del primo tempo, può attaccare nuovamente il Pressano con Dantino, che però viene fermato in maniera fallosa da Alilkovic, che è andato a prenderlo quasi sui 10 metri. Fa girare ancora il pallone Pascal Dantino, che va a chiamare il movimento di Dallago, che va in elevazione, nuovamente Dantino, è un incrocio per rimbeccare Dinko Dedovic, che però finisce addosso al difensore. Alilkovic è bravo a mettersi frontale e a prendersi questo sfondamento e a riconquistare il pallone. Sì, si avventano in 3 su quel pallone, soprattutto in Rebner, che frana addosso a Dedovic nel tentativo di recuperare quel pallone. Brutto giro di schiena, probabilmente troppo sotto il difensore, è stato bravissimo Alilkovic a andargli sotto, franando così all'indietro e procurandosi un fallo di sfondamento. Udovicic, la palla adesso gestita da Berzic, che può andare in palleggio, va in elevazione, cambio di possesso, un blocco irregolare fischiato sulla linea dei 6 metri, e allora Argentin per ripartire in velocità. Dallago, il pallone è manovrato in questo momento dal Pressano, che però vuole calma, vuole andare con ordine. Sì, quella palla finisce nelle mani di Argentin, che sapientemente, visto anche gli errori di presenza non suoi ma dei suoi compagni di squadra, sceglie saggiamente la via della calma. La palla di Dedovic è totalmente fuori misura, era destinata a Giongo ma è finita di fatto sui cartelloni pubblicitari in fondo al campo, e allora Udovicic, che va in uno contro uno, sfugge alla prima marcatura del difensore. Si tratta di Alessandrini, che poi era in ritardo, è rimasto leggermente appeso, cartellino giallo, ammonizione combinata dalla coppia arbitrale Roscamerisi all'indirizzo del pivot del Pressano. E fino a questo momento pesano le palle perse da parte in casa Pressano, 13 palle perse per il Pressano, solo 5 in casa Bolzano, è questa la differenza anche in chiave di punteggio. Udovicic per Berzic, che però è arrivato troppo in prossimità della difesa, lo ha fermato Udovicic, 9 metri, ancora il pallone nelle mani il Bolzano, prova lo scavalcamento Gaeta, voleva questo pallone, lo voleva Berzic che era largo ed era pronto ad infilarsi dentro. Ancora gioco e possibilità di attaccare per i bolzanini con l'uno contro uno di Udovicic, la palla gestita in questo momento da Felipe Gaeta, si è alzato il braccio del passivo perché si stanno allungando i tempi di questo attacco di Bolzano, vuole il pallone Gaeta, c'è la richiesta di distanza da parte dell'attacco, ancora fallo, sta tenendo bene, ottima l'uscita anche di Dallago sui 9 metri a fermare Gaeta, buona la tenuta in generale della difesa di Pressano, che esce molto molto bene da questo attacco prolungato che ha messo sotto pressione la squadra trentina. 29-14 giocati, il Pressano tra difesa e portiere non sta facendo male, anzi 10 reti subite in 29 minuti sono un ottimo totale di gol subiti, sono poche però le 7 segnate. Esatto, e quelle 7 segnate sono figlie delle palle perse, quelle palle perse hanno anche consentito al Bolzano le ripartenze in seconda fase, in contropiede, con i quali hanno portato a casa tanti di quei 10 gol. Dallago per tentare quello che potrebbe essere l'ultimo attacco del primo tempo, 2 minuti per Hannes Innerebner, qui anche un po' d'esperienza da parte di Dedovic, che ha accennato al tiro aumentando di fatto la gravità del fallo di Innerebner che gli era rimasto dietro. Sì, un po' scomposto l'intervento di Innerebner, invece d'esperienza quello di Dedovic, il mix è costato un'esclusione per 2 minuti ai danni di Innerebner. Ex di Albatro Siracusa e del Conversano, Dinko Dedovic, uno dei giocatori più apprezzati, che meglio hanno fatto in questi anni il ruolo di centrale, origini bosniache, ancora una volta però gli scippa via il pallone dalle mani Mario Sporcic, che poi in contropiede sul finale di tempo trasforma quello che poteva essere un meno 2 in un più 4. 11-7,
Il contraccolpo psicologico di questa palla pesa quando adesso si chiude la porta dello spogliatoio. Eh sì, potevano chiudere quella porta con il meno 2 alle spalle, invece adesso la chiudono con il meno 4. Non è sicuramente il modo migliore per chiudere questa prima fase di gioco, questi primi 30 minuti, ma ripeto, la chiave di lettura è lì. Sono proprio queste palle perse, sono un po' incerti, insicuri, non sono precisi nel passaggio, nella finalizzazione, negli assist. Questo è costato il gap di 4 gol di differenza. 11-7, così si vanno gli spogliatoi, avanti il Bolzano sul Pressano. Adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, linea alla regia a Milano e poi torniamo per l'intervallo della finale che assegnerà la 34esima Coppa Italia Maschile di Pallamano. A tra poco. Di nuovo in diretta dalla Pallachiarbola di Trieste, intervallo della finale di Coppa Italia, Bolzano sopra di 4, 11-7 il risultato che ha mandato le due squadre al riposo in compagnia di Gianni Celsi, vicepresidente della Federazione Italiana Giocatori Handball. Ecco Gianni, abbiamo avuto modo già di parlarne con Stefano Podini, vicario della FIGH, il fatto di aver puntato forte sul Pallachiarbola, su Trieste, anche un attestato di grande stima, rispetto per la storia della pallamano italiana,
si celebra quest'anno il cinquantenario della federazione, ma 50 anni di vita anche per la Pallamano Trieste. Sì, abbiamo voluto in pochi giorni permettere a tutti di ripercorrere, perché qui l'ingresso, la hall di questo palazzetto dimostra tutta la storia che c'è a Trieste, in città, e quanto sia importante per il nostro movimento avere questi simboli. Qui è una piazza che simbolizza tutto quello che c'è stato di eccellente nel corso della nostra storia, e insomma è sicuramente un onore essere qui, ma ripeto, il motivo principale è quella di onorare la Pallamano Trieste per tutto quello che ha fatto e anche per l'organizzazione di questa ottima manifestazione. A proposito di sviluppo anche del movimento, abbiamo appena visto nelle immagini la premiazione da parte del presidente della FIGH Pasquale Loria, che tra poco avremo ai nostri microfoni, dei giovani arbitri, promesse del settore arbitrale, Valentin Basile e Marco Alessandrini Biondi, rispettivamente 19 e 20 anni, di Teramo, due arbitri giovani sui quali è lecito scommettere per il futuro, fondamentale anche il lavoro sulla classe arbitrale in una federazione. Ma certamente è un valore importante quello della formazione, lo stiamo eseguendo ad ampio raggio, lo stiamo facendo per gli arbitri, viene fatto per i tecnici, gradualmente anche con tanti incontri ci rivolgiamo alle società, ai dirigenti, cerchiamo sempre di avere dialogo, ma soprattutto di proporre idee, proporre soluzioni. Sono passi lenti, però gradualmente danno dei risultati. Grazie Gianni Cenzi, abbiamo il presidente Loria, se puoi chiamarlo, farlo arrivare qui in postazione, abbiamo veramente i secondi contati, è il caso di dire. Presidente, allora, fin qui tutto bene, insomma, bella manifestazione, spettacolo tecnico di grande valore. Sì, una bellissima manifestazione, un bel gioco in questi tre giorni qui a Trieste, una finale molto veloce, combattuta, anche se secondo me a un certo punto Bolzano ha tirato un po' il freno e ha fatto molte rotazioni per avere le energie nel secondo tempo. Penso che i valori in campo siano abbastanza delineati per il Bolzano, però il Bressano è una squadra che non molla mai, quindi speriamo in un secondo tempo all'altezza. Rapidamente, Presidente, sono indicazioni importanti anche in prospettiva azzurra? Sì, questi giorni sì, abbiamo visto molti giovani, abbiamo visto dei giocatori interessanti per le convocazioni di Trillini comportarsi molto bene, abbiamo visto qualche novità, io penso di sì, penso che già per la partita con la Slovacchia avremo una nazionale un po' rinnovata ma competitiva, e poi ci sono molti che premono alle porte della maglia azzurra. Bene, grazie Presidente, la linea a Matteo Aldamonte per il racconto del secondo tempo, squadra già in campo, a te Matteo. Grazie Marcello, torniamo in diretta con le immagini sempre dal Palachiarvola di Trieste, tutto pronto per riprendere a giocare, tutto pronto per il secondo tempo, 11-7 in favore del Bolzano sul Pressaro in questa finale che assegnerà la 34esima Coppa Italia maschile di pallamano. Fino ad ora la differenza, Gigi, l'hanno fatta le palle perse. Sì, l'hanno fatta le palle perse del Pressano, quindi è stato favorito il Bolzano, anche perché le difese sono state ottime. Su tutti i portieri che viaggiano con un perfetto 50% di parate. Ottima questa palla. L'alza un po' Volarevic adesso. Eh sì, con un grande intervento, era buona la palla, era buono l'intervento, anzi l'intuizione da parte di Dallago direttamente per Giongo. Mate Volarevic però non si fa sorprendere sul primo palo. Ha alzato la gamba, l'ha portata su un piano più alto. E ha chiuso la porta, 11-7. Attacco con Mario Sporcic, Turković, il cambio di posizione tra due, si muove centralmente Arcieri che è stato innescato da Sporcic e ora è impiegato come doppio pivot. Ce ne sono tre, anzi, di giocatori sulla linea dei 6 metri, ora si prova a riposizionarsi Gaeta. Azione un po' confusa da parte del Bolzano, che però ha la possibilità comunque con Arcieri di andare alla conclusione. Un'invenzione di Stefano Arcieri in un ruolo non suo, anche se le sue doti atletiche gli permettono queste altro.
Sì, ha sfruttato tutte le sue doti atletiche, lanciato, ha messo il piede negli 8 metri, poi ha scaraventato, un'autentica sassata sul primo palo. Il tiro intanto di Bolognani immediatamente dopo i 9 metri ha ripreso con una buona conclusione, è riuscito a trasformare rete per il 12-8 al 31esimo minuto. C'è stato anche un due minuti per Martin Sonner, passaggio dunque importante questo del Pressano perché il divario resta quello ma ha a disposizione la superiorità numerica. Sì, vediamo se e come riuscirà a sfruttare l'uomo in più. Secondo gol per Bolognani. Sporcic per Turković, questo pallone, poi il movimento di Felipe Gaeta, si va a sinistra dove attacca ancora Stefano Arcieri che ha avuto soddisfazioni ben lontano dalla sua zona d'azione abituale, va in elevazione Dejan Turković, attenzione ad Alilković, il gol per il più 5 al 32esimo. Bellissima la parata sul primo tiro di Turković che ha tentato di incrociare, di tirare la palla sul palo più lontano, Alilković più lesto di tutti a ribattere in gol. È stato un fallo adesso su questo tentativo d'attacco, vediamo il nuovo tentativo che sfocia in un tiro dai 7 metri, si arrabbia Turković che non è d'accordo con la coppia con la decisione della coppia arbitrale, tiro dai 7 metri però. Veemente la sua protesta, non siamo abituati a vedere un Turković così arrabbiato, evidentemente convinto delle sue ragioni, sono di parere opposto le due direttrici di gara. Tocca a Di Maggio andare dalla linea, tra i pali c'è Amendolagine che ne ha già parato uno, stavolta però non riesce ad opporsi, rete del nuovo meno 4 al 33esimo. È andato il secondo specialista dalla linea dei 7 metri, Adriano Di Maggio, che non sbaglia. E allora può gestire questo nuovo possesso il Bolzano che ha tutto però dalla sua parte in termini di inerzia della partita. Fallo ai danni di Maro Sporcic, deve ricominciare Alilković dalla linea dei 9 metri, cambio di posizione con Turković che si allarga a sinistra perché Arcieri ha gestito questo pallone, la conclusione stavolta non impeccabile. Valerio San Paolo, non impeccabile, probabilmente non se l'aspettava, anche se Arcieri ha fatto una cosa incredibile e poi la conclusione che è terminata sul palo da parte di Bolognani, mentre stavamo riapprezzando il bel gol di Stefano Arcieri, soprattutto per quanto fatto vedere atleticamente. Gol di Alilković, adesso il Bolzano prova a mettere la freccia. Sì, prova a mettere la freccia, sta spingendo tantissimo questo Bolzano, ottimo il duetto Arcieri-Alilković. Dantino, 15-9. L'allungo adesso del Bolzano, a cui deve far fronte la formazione trentina, detentrice del titolo, ma lo ricordiamo, orfana del suo allenatore Branko Dumnic, che per gravi problemi familiari è dovuto rientrare in Montenegro nella notte. Squadra seguita da Fadanelli, il vice allenatore di Dumnic in panchina. È richiesto intanto l'intervento dello staff medico con Hinner Ebner che era a terra, deve aver subito un colpo a palla lontana. Sì, colpo in fronte, perde sangue, infatti sta lasciando il campo, dovrà essere sostituito, soprattutto dovrà star fuori per i prossimi tre possessi. Rimane in campo. E infatti la coppia arbitrale gli impone di uscire per le cure mediche del caso. Giusta applicazione del regolamento internazionale che, lo ricordiamo, impone al giocatore che riceve le cure mediche di star fuori per i prossimi tre possessi, in questo caso del Bolzano. Colpo involontario da parte di Dallago, incidenti di gioco. E si gioca adesso con Dantino.
Ora Turković è passato a difendere in posizione di secondo su quel lato di campo dove non c'è Inner Ebner. È entrato anche Mario Sporcic nella fase difensiva. Dantiro ha provato un passaggio che però non è andato a buon fine. Prova ora Di Maggio con il suo possesso dal lago per Bolognani. C'è Dedovic fuori, va dentro Bolognani che però manca lo specchio della porta. Fallo e tiro dai 7 metri. Alilković si è staccato tantissimo, è arrivato a difendere fin sui 10 metri, però è rimasto senza la collaborazione dei suoi compagni. Se ne accorge Bolognani, lo punta uno contro uno, lo supera, intervento laterale e gli costa il tiro dai 7 metri. Il tiro e c'è il gol ancora una volta di Di Maggio. Sceglie la via della precisione a quella della potenza, il risultato non cambia, secondo rigore consecutivo trasformato da Adriano Di Maggio. 15-10 il risultato, prova ad accorciare il Bressano, anche se è tutta in salita la partita, lo è diventata già nel corso del primo tempo. Cambio di posizione, c'è il pallone in mano a Gaeta, la conclusione sul primo passo, gran gesto tecnico di Felipe Gaeta. Batte tutti sul tempo e mette fuori causa anche la reazione di Valerio Sampaolo. E poi si è avventato su quel pallone come un gatto e l'ha rifatta propria. Super partita di Felipe Gaeta, per efficacia, per concretezza, per doti tecniche messe in mostra. Ha segnato prima e poi ha recuperato questo pallone. Ha recuperato questo pallone subito dopo una strepitosa parata del solito inappuntabile Mate Volarevic. Gestione del pallone adesso per il Bressano, con l'uno contro uno di Turković sulla linea per Alilković, ma c'è un fallo. Fanno buona guardia Argentin dal lago in difesa, cerca di alzare il baricentro il Bressano. Brzec che sorprende Valerio Sampaolo, che non è rientrato come era stato nel primo tempo. Certo, era stato ben sopra la media nel primo tempo, aveva fatto più degli straordinari. Era, sì, è un, diciamo una comproprietà, perché hanno migliorato il ritmo di tiro. I giocatori del Bolzano arrivano al tiro sfruttando la velocità, la reattività, la potenza e soprattutto sul passo. Hanno tirato nascondendosi dietro il difensore, chiaramente ha vita più complicata il portiere in quel caso. Tiro vincente da parte di Alessandro Dallago, conclusione dai 9 metri senza pensarci troppo, è andato a ridurre quello che in precedenza era il nuovo massimo vantaggio nel corso della partita, 17-11 quando siamo al 37esimo, quasi 38 i minuti di gioco qui alla Palachiarbola di Trieste. Attacca ancora la formazione bolzanina con il possesso nelle mani di Bruno Brzec, che fa girare a beneficio di Andreas Kammerer, che adesso ha sostituito sulla linea Hannes Inner Ebner, che abbiamo visto in precedenza ancora alle prese con le cure mediche. E allora giro di palla e la gestione per Brzec, che va in uno contro uno per Inner Ebner, per Kammerer. Questo pallone, gran palla di Brzec, gran palla di Brzec, illuminante il suo passaggio e serve un ben appostato Kammerer. Terzo è il terzo pivot del Bolzano, tutti e tre di livello eccelso. Alilković, Inner Ebner e Kammerer. Ha davvero l'imbarazzo. Può entrare della chiunque. Eh sì, ha l'imbarazzo della scelta Vorsek. Due minuti per Andrea Argentin, momento di grande difficoltà questo per il Bressano, con Dejan Turković che va a duellare con Valero Sampaolo dalla linea dei 7 metri, la sua finta, la conclusione vincente, rete del 18-11, nuovo più 7, Bolzano che ha la partita nelle mani, dà l'impressione di avere la partita nelle mani. Adesso c'è un time out chiamato da Fadanelli, super spot, ci fermiamo solo per un attimo e poi torniamo. Ci mettiamo a L, braccia alte e giochiamo così in difesa. Non usciamo, appena facciamo il passo fuori, liberiamo. Abbiamo detto, usciamo sul punto. Ma che rientriamo? Nervo, non è finita.
Di nuovo in diretta dalla Palacarola di Trieste dopo il time out di coach Fadanelli per un Pressano sicuramente in difficoltà, Pierluigi, 18-11. Cerca di registrare soprattutto la fase difensiva, una difesa che si è fatta trovare scomposta in più occasioni, stanno uscendo tanto, si aprono gli spazi e ne sta approfittando questo Bolzano che ha messo, ha ingranato la quinta e ha scavato questo divario importante di 7 gol tra le due squadre. La palla per Bolognani che va a liberare Di Maggio, poi si va nuovamente su dal lago, il giro di palla con Adriano Di Maggio che prova ad impegnare la difesa, subisce fallo ben lontano dalla sua posizione naturale di ala destra, fallo e 9 metri con la segnalazione di passivo però su questo attacco da parte del Pressano. Giongo, Dedovic deve andare nuovamente in palleggio, questo lo costringe però a ripartire da fermo, a non avere ritmo nella fase d'attacco. Eh sì, e anche perché abbiamo visto un Pressano che ha fatto fatica fino ad ora ad attaccare in 6 contro 6, figurati in 5 contro 6 in inferiorità numerica, quindi le difficoltà aumentano in modo esponenziale. È fuori Andrea Argentin, sanzionato con 2 minuti in precedenza. L'attacco di Dallago che prova a buttarsi nello spazio, si lancia ma finisce addosso ad Arcieri e dunque non ha la chance, non ha le possibilità per coordinarsi e scagliare un tiro realmente pericoloso. Ancora attacco per il Pressano, sempre sotto passivo, si prende più di qualche secondo dal lago per far ripartire l'azione. La palla larga per Di Maggio che prova la conclusione, sfondamento fischiato ad Adriano Di Maggio che protesta un po', voleva la difesa in area. Dejan Turković fa tutto da solo e lo fa meravigliosamente bene, è una sentenza quando Turković arriva lanciato così e stacca dai 9 metri. Pressano aveva ripiegato male, erano scomposti, erano fuori posizione, se ne avvede Turković che si lancia, si avventa come un falco. Terza rete per Dejan Turković e ora altra palla persa dal Pressano, uno sfondamento di nuovo ravvisato dalla coppia arbitrale sul 19-11 quando siamo al 40° minuto di partita. Aumentano le palle perse del Pressano, saliamo a quota 17, rimangono invece ferme a 6 quelle del Bolzano. Berzic, finale che è una riedizione di quanto accaduto lo scorso anno, quella tra Bolzano e Pressano, ma è la terza nella storia e il Bolzano adesso la sta dominando letteralmente 20-11 con ancora un gol, il secondo consecutivo di Dejan Turković, il quarto complessivo nel corso della partita. Adesso la partita sembra veramente indirizzata verso la via che porta a Bolzano. Partita in salita per il Pressano, in salita. Non riescono neanche a trovare compattezza nella fase difensiva che è stato la fase che ha permesso di rimanere in partita per gran parte di questo match. È rimasto a terra intanto Dallago che ha subito un colpo al volto. Analizzando la storia di questi 41 minuti, intanto c'è 2 minuti per Turković, probabilmente l'unico allenatore del campionato italiano, forse in parte Tarafino nel Conversano, ma in misura ancora maggiore Vorsek, è un allenatore che può permettersi davvero di tenere fuori un giocatore come Turković per un quarto d'ora del primo tempo, permettersi comunque di andare avanti negli spogliatoi sul più 4, di rimetterlo fresco e di godere poi di queste giocate di Turković. Dico Turković perché probabilmente è il nome su tutti che trascina la squadra, ma in generale l'ampiezza della rosa, intanto arriva il gol di Giongo, l'ampiezza della rosa, dico, è davvero un fattore determinante in questo Bolzano e lo si vede tanto in attacco quanto in difesa. Determinante ma soprattutto rassicurante, perché cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Ha una panchina, un roster di tutto rispetto, sono 16 giocatori, quasi tutti dello stesso livello, tra il forte e il fortissimo, quindi può permettersi ogni tipo di esperimento. Il tiro da parte di Felipe Gaeta che va a segno per il 21-12, la pronta risposta lo stiamo rivedendo, mentre c'è un tiro dai 7 metri assegnato al Pressano per un fallo, aveva parato anche quel pallone Mate Volarevic che adesso verrà sostituito da Amendolagine per questo tiro dai 7 metri. Dalla linea andrà nuovamente Adriano Di Maggio che ha segnato i 2 tiri dai 7 metri precedenti. Vediamo se si ripeterà Amendolagine, che già è stato protagonista di un rigore parato nel primo tempo.
tutto pronto. E la parata ancora una volta. E che parata! Ottimo intervento, in spaccata, rimane su col braccio, impatta il pallone, gli sbatte la porta in faccia. 21-12, il comando emozionale, tecnico, tattico della partita resta letteralmente, completamente, anzi, nelle mani del Bolzano. Brzic, è un incrocio per Felipe Gaeta, rischiano di perdere questo pallone, i giocatori di Bolzano infatti lo perdono, c'è la possibilità adesso di andarsene in velocità per Giongo in 2 contro 2, questo possesso gestito male però da Giongo, allora nuovamente Di Maggio che è finito però in una via senza uscita in braccio ad Alilkovic e poi nella rimessa dai 9 metri bisogna però ricominciare con ordine e allora non si può andare in velocità come aveva provato a fare Di Maggio. Sì, adesso cercheranno in questa azione manovrata soprattutto però non è la strada giusta, l'intuizione, la scelta personale, ha bisogno di calma perché altrimenti potrebbe trasformarsi in una Caporetto questa finale, non se lo merita il Pressano, soprattutto il Pressano visto fino a questo momento in tutta questa competizione. Ci chiedevamo se e come il Pressano fosse riuscito a supplire l'importante assenza del suo direttore d'orchestra e quanto sarebbe costata questa assenza pesantissima. E la risposta, eh sì, probabilmente sta in questo divario, perché davvero Dumnic ha la capacità di trarre il meglio dai suoi giocatori e trarre soprattutto il meglio costruendo sui difetti, sulle mancanze in real time, di leggere la partita. Quella è una grandissima capacità di cui Branko Dumnic dispone. Sì, lui è è un mago, è bravissimo, ha una capacità eccellente di preparare le partite, di leggerle anche in corso d'opera, soprattutto in corso d'opera. Riesce a sfruttare le debolezze della squadra avversaria, riesce a costruirci le azioni e riesce a portare a casa i risultati con questa capacità di intuizione. Vale la pena ricordare l'escalation del Pressano che ha vinto 2 degli ultimi 3 titoli messi in palio nella storia recente della pallamano italiana, ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso e poi a dicembre la Supercoppa battendo in finale la Junior Fasano. Adesso però attacca il Bolzano che sta gestendo molto bene il suo vantaggio, tentativo di volante che non va a buon fine, era una palla destinata a Dejan Turković, deve rientrare, è entrato intanto da Silva dalla panchina che gestisce questo possesso, la palla ottima di Di Maggio per Giongo che appoggia sopra la testa di Volarevic, 22-14. Si toglie questa soddisfazione, un tiro educatissimo, morbido, pallonetto sulla testa di un Volarevic fino a qui impeccabile. Ottima questa azione di seconda fase del Pressano, circolazione di palla eccellente e strepitosa conclusione di Giongo. Brzic per Kammerer che agisce sulla linea dei 6 metri, poi si va da Jonas Matà che è entrato dalla panchina, altoatesino di Merano, lo scorso anno nelle fila del Fondi ha provato questa conclusione, giocatore del 98 nel giro delle nazionali giovanili, la sua conclusione però è facile preda del muro e allora può andare dall'altra parte il Pressano con Paolo Silva che però è costretto a fermarsi. Sì, abbiamo visto Matà arrivare al tiro, chiaramente la velocità non è la sua caratteristica fondamentale, è un giocatore imponente, molto giovane, il suo tiro è stato facile preda del muro del Pressan. Ancora attacco della squadra in maglia giallo-nera, allora Bolognani prova l'uno contro uno, viene fermato in maniera fallosa. Continua a buttarsi dentro Bolognani, non ha paura, caparbio, l'abbiamo detto ieri, un giocatore silente che però fa una mole di gioco, è un movimento importantissimo per la squadra di Pressano. E di nuovo ancora lui è andato nelle maglie della difesa del Bolzano per provare a trarre qualcosa in più di questo semplice 9 metri di cui può ancora giovare però la squadra trentina, sempre Bolognani che si intestardisce una volta verso l'esterno, una volta verso l'interno, ma è sempre lui a battere sulla difesa di Bolzano. Folgereiter, c'è il taglio di Giongo, intanto Folgereiter è costretto a cambiare fronte d'attacco, si va dalle parti di Dallago, nuovamente Dedovic che la butta dentro sulla linea, Giongo para Volarevic. E che parata Volarevic, gli chiude tutto lo specchio della porta, Giongo vede la palla all'ultimo momento,
Volarevic in avanti, ancora una volta gli nega la gioia del gol, anche se il Pressano si sta intestardendo, probabilmente colpa anche della mancanza di lucidità a questo punto del match, con questo risultato, con l'inerzia del match in mano del Bolzano, si sta intestardendo, dicevo, ad andare verso il centro, facilitando così il compito della difesa di Bolzanina. Tentativo di anticipare quel pallone, ma ancora possesso ben gestito dal Bolzano e finalizzato dalla rete di Stefano Arcieri. Ottima la sua prova questa sera, quarto gol per lui. Può attaccare ancora Dedovic, che va in uno contro uno, lo ferma Matà. 9 metri, Folgereiter ha fatto ripartire l'azione, ci sarà un cambio, esce Bolognani che ha bisogno di rifiatare, lo sostituisce Dantino, che opera in posizione di terzino sinistro. Risultato sul 23-14 dal lago, va in elevazione, la palla per Dedovic, poi l'uno contro uno cercato da Pascal Dantino, le finte, il tiro di Dedovic, l'ultimo tocco è di Mate Volarevic, che evita dunque che il pallone possa essere ancora gestito dal Pressano. 48-21 giocati, più 9 Bolzano. Eh sì, probabilmente adesso entriamo in una fase di tiri di frustrazione. Si è sgretolata la capacità offensiva del Pressano in questa fase di gioco. Ha provato Matà, la conclusione è stata parata, poi ennesima palla persa. Sì, ancora un errore, ancora un pallone buttato via in un tentativo di andare in velocità. Berzic va a destra dove agisce Matà. Kammerer, nuovamente Matà per Turković, che mette sempre sotto pressione la difesa avversaria con i suoi movimenti, sempre un occhio alla porta per Dejan Turković, fallo e tiro dai 7 metri per questa irregolarità sulla penetrazione di Berzic. E il Bolzano continua a spingere e continua a tesorizzare questa lucidità nella manovra offensiva. Rete per ancora una volta Dejan Turković, uno scienziato al tiro. Tiro fotocopia anche per lui, spiazza Valerio San Paolo e appoggia, anzi no, spara un autentico missile sul palo più lontano. Seguiamo l'attacco con Dantino, è chiusa la linea di passaggio su Dedovic, allora deve ricominciare nuovamente il Pressano, ancora Dantino che ha giocato assieme a Giongo, ma commette uno sfondamento, c'è un cambio di possesso, palla recuperata dunque dal Bolzano, bisogna ripartire però dal punto esatto in cui è avvenuta l'irregolarità del giocatore trentino. Si va a sinistra dove attacca Turković, siamo però sul versante d'attacco del Bolzano. Le indicazioni dalla panchina intanto da parte di Boris Vorsek, inquadratura estremamente reattiva la nostra regia con Francesco Egido al coordinamento. Attacco per Matà, poi le finte di Berzic che va a destra, nuovamente Matà troppo a ridosso con la difesa, lo ferma Folgereiter. Si alza il braccio del passivo e Matà toglie quella ragnatela, anche lui sgancia un missile che si infila sotto l'incrocio dei pali, il palo più lontano della porta difesa da Valerio San Paolo. Meno lavoro per il custode del Pallachiarbola, ha dato una pulitina all'incrocio. Tiro dai 7 metri intanto sul rovesciamento, sulla azione in velocità costruita dal Pressano, c'è stato un fallo su Folgereiter, dalla linea adesso si porta Dinko Dedovic, tra i pali c'è Mate Volarevic, la finta di Dedovic che gli infila il pallone tra le gambe per il 25-15, sempre più 10 Bolzano. Questo saltello è stato punito da la precisione al tiro di Dinko Dedovic. Attacco nuovamente per il Bolzano, Jonas Matà per il tiro di Udovicic, murato da Argentin. Ha già ripreso a giocare Berzic, cambio di posizione,
il gioco di Matà. Nuovamente Brzic prova un passaggio sulla linea che però non arriva al destinatario, il lancio in contropiede può andarsene tutto solo. Dall'Ago la conclusione va a segno, Alessandro Dall'Ago per il 25-16. Sceglie la via della sicurezza, entra praticamente con la palla in porta senza paura, sfiora addirittura anche Volarevic, rischia il contatto ma era troppo importante scacciare i fantasmi, anche un tiro di frustrazione, tutta l'impotenza di un giocatore che vede sfuggire questo importante traguardo, questo importante trofeo. Eh sì, perché la partita appare segnata anche non tenendo conto di questi palloni che il Bolzano sta perdendo in misura maggiore certamente negli ultimi minuti. Tanta rabbia anche in questo gol di Dinko Dedovic. Sì, questo probabilmente è quello che doveva fare il Pressano già da prima, anche se per la verità in questo momento lo può fare perché il Bolzano ha abbassato la guardia senza ombra di dubbio, ha anche fatto uscire molti dei giocatori protagonisti dell'allungo nel corso del primo tempo, a cavallo tra primo tempo e il secondo. Adesso ascoltiamo il time out. Tu stai out, è il centrale, dottore, è il centrale. Dove giochi in difesa? Giochiamo attacco lungo, partita non finita, 7 minuti e lungo. Ok. Difesa Hannes e Jonas 3-4, tu gioca this side, numero 2. Ok. Contropiede. We must work hard. Okay. 7 minutes E il mister Dvorak dice quello che un allenatore giustamente deve dire: la partita non è finita, mancano ancora 7 minuti, rimaniamo concentrati, registra la difesa, vuole maggiore attenzione e pretende concentrazione fino all'ultimo secondo, giusto così. C'è in campo Dejan Turković che rappresenta la mente di questo attacco del Bolzano, a sinistra Erik Udovičić, Matà, poi nuovamente Udovičić, va in uno contro uno, lo scarico, ancora Udovičić sotto contatto però viene fermato in maniera fallosa a 9 metri. Con il possesso ancora per il Bolzano che è avanti sul 25-17. Udovičić, la conclusione parata da San Paolo, molto bravo San Paolo. Il secondo tentativo di Udovičić che si vede chiaramente che vuole scrivere al referto il suo nome, ma ancora una volta non riesce. Volarevic intanto frana per la sua veemenza messa in questa parata, frana addosso al giocatore del Pressano. Sì, è un tipo di parata che utilizza spesso, soprattutto sui tiri dai 6 metri, sfrutta ovviamente i suoi centimetri. Sfrutta tutta la sua stazza, giocatore di 2 metri e 2. Udovičić, palla a sinistra per Turković, 25-18, siamo al 54esimo, sono 6 minuti che... Attenzione al tiro, Valerio San Paolo eccezionale, grandissimo intervento il suo con... il tiro che era stato accennato da Stefano Arcieri, dicevo 25-18 con meno di 6 minuti a questo punto al termine della partita. Ammonizione per Fadanelli che lamentava una irregolarità prima del tiro sbagliato poi da Arcieri. Voleva che il pallone rimanesse del Pressano perché credeva che il pallone fosse uscito dal terreno di gioco. Non sono dello stesso avviso gli arbitri. Comunque questo ha consentito a Valerio di portare al referto una doppia parata consecutiva per Valerio San Paolo che torna nuovamente sugli scudi. Purtroppo però il tempo è poco, probabilmente troppo poco. Intanto però bravo Pascal Dantilo ad incunearsi tra primo e secondo difensore per il 25-19. Vuole comunque giustamente quanto più possibile accorciare, ridurre le distanze e il divario la squadra trentina, il Pressano, perché certamente non era quel più 10 il divario, la reale distanza in termini tecnici tra queste due squadre. Esatto, il Pressano ha pagato un blackout all'inizio del secondo tempo di 15 minuti che è valso l'allungo del Bolzano, però in questo momento ha abbassato un po' la guardia permettendo questa rimonta da parte dei giocatori in maglia nera. 9 metri con Alilković, attacco ancora
per il Bolzano. Felipe Gaeta va in elevazione, attira a sé il difensore, il muro di Paolo Silva, ottimo su Turković, poi la palla per Di Maggio che può andarsene in contropiede, un pallonetto evitabile però perché Volarević resta in piedi fino alla fine, addirittura blocca il pallone. Sì, rimane immobile praticamente Adriano Di Maggio, gli passa la palla, risulta quasi un tiro goffo, reso goffo dall'intuizione di questo strepitoso portiere che continua ad aggiungere ciliegine alla sua prestazione sontuosa. Sporcic, la palla per Felipe Gaeta all'incrocio dei pali e ancora a segno il Bolzano. Rivediamo il gol da parte di Gaeta, bella realizzazione dell'italo-brasiliano, giocatore dell'82, grande esperienza. Prova intanto Paolo Silva a buttarsi nello spazio, riesce ad appoggiare il pallone alle spalle di Volarević. 26-20 con 3 minuti e mezzo al termine della partita, 3 minuti e mezzo che a questo punto, Pierluigi, possiamo dirlo, separano il Bolzano dalla quarta Coppa Italia della sua storia. Sì, ancora 3 minuti e mezzo prima che il Bolzano alzi al cielo il suo meritato trionfo in questa competizione. Senza dubbio, per quanto visto tanto in campionato quanto in questa manifestazione, Bolzano che è in vetta alla classifica del campionato di Serie A1 maschile e che ha sempre vinto naturalmente, ma lo ha fatto soprattutto convincendo con grande maturità in questa Final Eight, eliminando prima il Bressanone in un derby altoatesino ai quarti di finale e ieri il Conversano in una sfida che sa già di playoff scudetto e che potremmo rivedere infatti nel mese di maggio quando il campionato entrerà nella sua fase conclusiva. Intanto c'è stato l'ennesimo intervento di Volarević su un tentativo di tiro a sorpresa sul tempo di Adriano Di Maggio, che invece costa la 17esima parata per Volarević, aumenta il suo bottino. È un portiere che continua la sua striscia positiva, chiaramente in power up, tutto facile quando si ha un impatto del genere con una partita di questo tipo. Il Bolzano dunque cancella il sortilegio che negli ultimi 3 anni l'aveva sempre vista perdere in finale di Coppa Italia, 2 volte contro la Junior Fasano e lo scorso anno proprio contro il Bressano. Rivincita presa e il bilancio in questa personalissima sfida tra queste due squadre in finale di Coppa Italia torna a pendere dal lato di Bolzano, che ha segnato intanto con Michael Pirker. Dicevo, il bilancio complessivo di finali tra Bolzano e Bressano torna a pendere dal lato degli altoatesini, che hanno vinto tanto a Siracusa, ed eravamo nella stagione 2014-2015, quanto quest'anno, questa volta qui alla Palachiarbola di Trieste. Manca un minuto e mezzo, anche meno, 27-20. Sono già tutti in piedi i tifosi di Bolzano, pronti a festeggiare, a sgolarsi, aspettando la consegna della Coppa Italia alla squadra di Bolzano. Sarà l'11esimo titolo da parte del Bolzano nella storia del Bolzano, quarta Coppa Italia, raggiunge la stessa quota di scudetti conquistati, 3 supercoppe, grande palmarès per una squadra che ha dominato assieme alla Junior Fasano e più di recente poi con l'inserimento proprio del Bressano la scena degli ultimi anni della pallamano italiana. Sì, continua ad essere la squadra da battere, soprattutto ha dimostrato di essere in ottima salute, di avere una panchina lunghissima, di avere tante frecce nel proprio arco e quindi sicuramente da qui alla fine del campionato le altre squadre dovranno fare molto di più se vogliono impensierire questa corazzata. Titoli vinti tante volte, tutti, da giocatori come Turković, Sporcic, Volarević, ma anche qualche prima volta come Stefano Arcieri, come Jonas Matà, come Alilković che è arrivato in estate, ma voglio rimarcare Arcieri e Matà che sono due giovani, Udovičić che è arrivato anche lui in estate. Meritata la vittoria, 28-20, il Bolzano alza al cielo la 34esima Coppa Italia maschile di pallamano, la quarta nella propria storia, la festa dei giocatori bolzanini, un successo, lo diciamo ancora Pierluigi, più che meritato. Assolutamente Matteo, è stato un successo meritatissimo, un successo largo che ha confermato
lo strapotere di questa squadra, soprattutto in competizioni così lunghe, perché chiaramente tre partite in tre giorni e avere a disposizione un roster, una panchina così lunga, alla lunga, scusate il gioco di parole e la ripetizione, ma alla lunga paga. Raccontiamo la festa, c'è Marcello in, a bordo campo. Storia straordinaria, il Rebren ha consacrato in questi tre giorni un primato importante, insomma, record man di presenza in Bolzano. Sì, insomma, è interessa la squadra, che abbiamo vinto e oggi è una giornata incredibile per noi. Ecco, avete riscattato anche la sconfitta dell'anno passato, avete sfatato il tabù che vedeva sempre sconfitti negli ultimi anni in Coppa Italia. Sì, infatti abbiamo perso le ultime tre e eravamo veramente molto motivati, siamo preparati già da tre settimane per questo evento e tutti hanno fatto un lavoro incredibile, cioè sono, voglio solo dire grazie ai compagni, all'allenatore, a Ansi D'Alva, ai Podini, veramente una bellissima giornata oggi. Complimenti, complimenti, seguiamo ancora i festeggiamenti in casa Bolzano Gaeta. Felipe, Mario, sporcici, metti la maglia, indossa la maglia, una vittoria che volevate, no? Perché nelle ultime tre edizioni di Coppa Italia era sempre andata male al Bolzano. Sì, ultime tre, 2015 abbiamo vinto l'ultima, ultime tre competizioni, un po' di sfiga, un po' di stanchezza, perché abbiamo una fascia di età abbastanza alta. È terza partita. Oggi non si è visto però, non si è vista questa. Non si è visto perché oggi la squadra ha girato veramente. Hanno giocato tutti come tutto il torneo e veramente dall'inizio alla fine è andata benissimo. Sono contentissimo, senza parole. Bene, grazie, grazie Mario. Seguiamo ancora, vediamo se riusciamo ad intercettare anche qualche protagonista del Bresano. Luca Zadra, dirigente della Bresano, ce l'avete messa tutta oggi, però il Bolzano aveva qualcosa in più. Sì, oggi Bolzano ha giocato una grande partita, è stato anche in gran parte demerito nostro, abbiamo perso tantissimi palloni, molti di più di quelli persi nelle ultime partite, tanti tiri sbagliati, chiaramente merito di una grande difesa, ho visto il Bolzano difendere molto bene in questa Coppa Italia, volare Vicenzo prepresente, primo tempo bene anche il nostro San Paolo e la nostra difesa, hanno fatto la differenza gli errori tecnici. Ecco, non è bello aggrapparsi agli alibi in queste occasioni, ma quanto ha pesato nel rendimento del Bresano l'assenza di Branko Dumic, che sappiamo è ritornato a casa per gravi problemi familiari? Beh, è un riferimento fondamentale e sicuramente può aver pesato, però non voglio sminuire assolutamente quello che ha fatto Alen Fadanelli, che lo sta seguendo ormai da tre anni diciamo in maniera totale e quindi sa sicuramente ragionare anche con la propria testa. Chiaro che una figura come Branko Dumic in panchina ha un effetto differente, però ce l'abbiamo messa tutta e anche soprattutto la panchina ce l'ha messa tutta. Ed ora attenzione al campionato, no? Lì insomma meditate riscatto. Vabbè, sicuramente l'anno scorso vincendo la Coppa Italia poi ci fu un callo in campionato, speriamo che quest'anno sia l'esatto contrario. Bene, grazie Luca Zadra, tra pochissimo la premiazione per scenderà in campo per primo il Bresano, che ha chiuso al secondo posto la manifestazione. Ricordiamo che il Conversano quest'oggi si è aggiudicata anche la finale terzo e quarto posto. Vediamo un po' se riusciamo ancora con l'ausilio del nostro Carmen di intercettare qualcuno dei protagonisti. Dejan Turković, come sempre lucido, importante, decisivo, determinante nei momenti cruciali di questa partita, però mi pare che avete avuto un approccio superiore rispetto al Bresano e poi alla lunga è venuto fuori da valore di questo gruppo. Sì, sì, non volevamo che succedeva, diciamo, come l'anno scorso, dove siamo entrati bene e poi dopo un po' abbiamo mollato. Siamo partiti bene dal primo minuto, abbiamo costruito, diciamo, passo per passo la vittoria, ma oggi non altro che io, c'erano tanti altri ragazzi in forma, bravissimi, un merito del gruppo assolutamente. A chi dedicate questa vittoria?
ma a noi stessi e ai tanti tifosi che sono venuti da Bolzano. Bene, grazie Dejan, è il momento del Bressano che fa il suo ingresso in campo, saranno loro a ricevere per primi il riconoscimento, la coppa che caratterizza e contraddistingue la seconda piazza, poi toccherà al Bolzano alzare al cielo il massimo trofeo tricolore, la Coppa Italia 2019, la Coppa del Cinquantenario che viene vinta dal Bolzano, che è sfata nell'occasione anche un tabù, visto e considerato che nelle ultime tre edizioni il Bolzano, che partiva un po' sempre con i favori del pronostico, non è riuscito a centrare il successo collezionando tre sconfitte contro Fasano due volte, l'anno passato a Conversano contro il Bressano. È il momento delle premiazioni, si avvicinano il vicepresidente della FICAC Gianni Cenzi e il professor Loduca, istituzione della pallamano italiana, presidente storico della pallamano Trieste, che accompagnerà Gianni Cenzi nella premiazione del Bressano. E ha chiuso al secondo posto la manifestazione, poi toccherà al Bolzano chiudere in gloria questa tre giorni qui alla Palachiarvola di Trieste, una tre giorni di grande pallamano, una tre giorni che ha ancora una volta stabilito la crescita del movimento, un movimento che ha voglia sempre di sfide più importanti, più intriganti anche dal punto di vista tecnico, e lo spettacolo offerto in questa tre giorni, in particolare nella finale tra Bressano e Bolzano, ha confermato questa tendenza. È il momento della premiazione, il Bressano che chiaramente dopo il titolo dell'anno passato, dopo la Coppa Italia vinta da underdog, da sfavorito in occasione della Final Eight di Conversano, quest'oggi deve assolutamente fare un passo indietro, e credo il modo migliore per chiudere il nostro contributo qui da bordo campo non potrebbe esserci. Abbiamo Marco Loduca, colonna della pallamano triestina, 9 scudetti, 4 Coppa Italia. Perdo un po' il conto, Marco, di ricordare un po' tutte le tue affermazioni con il mitico Trieste. Abbiamo detto che in questi giorni la pallamano è ritornata a casa, è ritornata in questo impianto che è trasuda di storia e di tradizione. Credo che sia orgoglio di tutti e del Trieste in modo particolare. Ma se noi è stato un grande onore poter ospitare questa Final Eight, questi tre giorni di pallamano di altissimo livello, per noi la federazione ci ha dato fiducia e spero che l'abbiamo ripagata nel modo migliore. Abbiamo fatto, cercato di fare il nostro meglio in questi tre giorni con Oveglia, che è stato sicuramente il deus ex machina di questa manifestazione, il professor Loduca, dico la verità, a me sembra che sia venuta bene, una bella partita, una bellissima finale, direi. Il dato tecnico, Marco, perché hai una competenza, ha vinto la squadra più forte. Sì, sì, direi di sì, sicuramente può aver influito da parte del sul Bressano l'assenza del loro mentore, di Dumnic, però sicuramente Bolzano ha qualcosa in più, più di qualcosa in più, ha quasi due squadre, perché hanno visto vari cambi con giocatori di altissimo livello, gioca Sporci, c'entra Berti, c'entra Udovicic, esce Turkovic, Arcieri sicuramente una gran partita oggi, come lo stesso Volaric, ma mai non è più una sorpresa. Grazie Marco, grazie. In bocca al lupo e soprattutto grandi fortune al pallamano Trieste, che merita i migliori successi e merita di ritornare all'altezza della sua grande tradizione. Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello per la chiusura, è tutto da bordo campo. Grazie a Marcello, grazie a Marcello Festa, è il momento del giusto tributo per il Bolzano, è il momento di sollevare la coppa al cielo, il presidente federale Pasquale Leoria consegnerà la coppa, adesso è il momento della consegna delle medaglie con il professor Loduca, storico presidente della Pallamano Trieste, e Gianni Cenzi. Noi però, Gigi, guardiamo anche al campionato. Bolzano, l'abbiamo detto e sottolineato più volte in telecronaca, è la squadra da battere per quanto visto in questa Coppa Italia. Assolutamente, questa sera alza meritatamente questa coppa al cielo, e soprattutto abbiamo visto una squadra che dopo tre giorni di partita, invece di essere fiaccata nelle forze e nella tecnica, è stata assolutamente una squadra che è entrata in ritmo. È il momento della coppa, è il momento della coppa, gli applausi
meritatissimi per il Bolzano, che alza al cielo la quarta Coppa Italia della sua storia, la Coppa del cinquantenario nei 50 anni di storia della pallamano italiana e di attività della Federazione Italiana Gioco Handball, quarta Coppa Italia nella storia del Bolzano e 34esima nella storia della pallamano italiana. Festa meritata, applausi più che meritati per una super formazione che promette di continuare così con questo spirito, questa capacità davvero di comandare, di guidare a proprio piacimento l'andamento delle partite, come abbiamo visto in Final Eight, come abbiamo visto in campionato. Sarà una lotta aperta ai playoff, dove la storia cambia, dove le cose cambiano in termini di distribuzione delle partite, si gioca su più settimane, ma questa è davvero una super squadra. È un chiaro segnale, ha lanciato un chiaro segnale, il Bolzano è la squadra da battere, è una corazzata, sta facendo man bassa di trofei quest'anno, Supercoppa Italiana, Coppa Italia, e adesso sta puntando dritta al campionato. Vediamo chi riuscirà e se ci sarà una squadra in grado di impensierire la corazzata bolzanina. Due parole però giustamente da spendere, Pierluigi, anche per il Pressano: non era facile senza Branko Dumnic. Luca Zadra, dirigente della formazione trentina, ne ha parlato nel corso del post partita. C'era sicuramente Fadanelli in panchina, ma senza Branko Dumnic, anzi con Branko Dumnic, è completamente un'altra storia. Eh sì, l'abbiamo definito il direttore d'orchestra, e sono stati gli straordinari orchestrali che probabilmente, l'ha detto bene anche Luca Zadra prima, è mancata la figura di Branko Dumnic, è difficile da poter soppiantare, da poter supplire la sua presenza, il suo carisma, la sua capacità di intuizione nel leggere le partite ed invertire la rotta. Il Pressano ha dato tutto, probabilmente più di così non poteva, e si è arresa. L'onore delle armi al Pressano, l'onore della vittoria al Bolzano. Intanto le nostre telecamere indugiano giustamente anche su Rosca e Merisi, la coppia arbitrale che ha ricevuto, come tradizione per le coppie arbitrali che dirigono la finale della Coppa Italia maschile, il premio Concetto Lobello, consegnato dal presidente federale Loria e dal vicepresidente federale Censi. Anche questo è un dato molto positivo di questa partita, un dato molto bello da rimarcare, una coppia tutta al femminile che dirige una gara così importante peraltro al maschile, ma dove c'è competenza è giusto così. Sono sicuramente una delle coppie più capaci del panorama della pallamano italiana, coppia internazionale, e allora alle coppie brave si danno le partite importanti. Non c'è alcuna differenza di sesso, non c'è differenza tra coppie al femminile, tra coppie rosa e coppie al maschile. La differenza la fa, come giustamente ricordato tu, la competenza. Un'ottima coppia che ha diretto in maniera magistrale una gara di cartello, una finale di competizione della Coppa Italia. Onore anche a loro. Siamo in chiusura, Pierluigi, è tutto dalla Palachiarbola di Trieste. Ricordo il punteggio 28-21, ricordo l'epilogo: il Bolzano vince la Coppa Italia 2019, la quarta della sua storia, la 34esima nella storia della pallamano italiana. Dalla Palachiarbola è davvero tutto, da Matteo Aldamonte e Pierluigi Di Marcello, un grande grazie per essere stati con noi, per esservi lasciati ammaliare e appassionare dal bello della pallamano italiana. L'augurio è quello di sempre: buona pallamano a tutti, alla prossima e buon proseguimento con i programmi di Sport Italia.